Claudio Panerai, responsabile tecnico di ACAB, che è il distributore italiano di Scale Computing, e oggi parliamo della soluzione di Scale Computing per il mercato della hyperconvergence, come appena detto Enrico, e la soluzione è HC3. Facciamo una slide, una, per dire chi è ACAB, perché non tutti ci conoscono. ACAB compie quest'anno 20 anni, una piccola impresa, poco meno di 5 milioni di euro fatturato l'anno scorso. Siamo 25 pazzi scatenati, questa foto è stata catturata dal soffitto, dal tetto dell'hotel qua sopra e rielaborata. Cosa fanno questi 25 fuori di testa? Distribuiamo soluzioni che consentono alle piccole e medie imprese italiane di costruire infrastrutture ICT che hanno la caratteristica di essere flessibili, efficaci ed economicamente convenienti. Vi avviso subito che questa è una super anteprima, tant'è vero, se andate sul sito ACAB non troverete niente del prodotto che presentiamo qui. Lo presentiamo ai nostri clienti il 9 ottobre e faremo il lancio ufficiale in Italia il 4 novembre. Per cui, se volete ulteriori informazioni, dopo ci scambiamo i bigliettini da visita con me o col mio collega Francesco e possiamo approfondire il discorso. Partiamo subito col vivo della presentazione e vi faccio una domanda. Lo conoscete questo signore? Questo signore è Chuck Hollis, Chief Strategist di VMware. L'8 luglio ha scritto sul suo blog un bel articolo, questo signore, e mi permetto di tradurre in italiano una cosa di questo tipo. Dice: le singole componenti di un'infrastruttura virtuale sono chiare e semplici, ma metterle insieme e farle lavorare è troppo complesso. L'ha detto lui, non l'ho detto io. Allora, quindi la complessità e la semplicità sono i due aspetti verso cui va il futuro della virtualizzazione, e l'ha detto anche Chuck Hollis. Allora, prima di dare una definizione di che cosa è la soluzione di Scale Computing per la virtualizzazione e la iperconvergenza, con 1 minuto e 29 vi spiego la mia vita di tecnico informatico, che ritengo ricalchi la vita di molti di noi. Allora, cosa fa o cosa ha fatto chi ha virtualizzato o cosa farà chi dovrà ancora virtualizzare? Ma molto probabilmente si troverà in una situazione di questo tipo. Si mette lì, si scarica il suo bravo hypervisor gratuito, mette le macchine virtuali, fighissimo, funziona e vuole portare la sua azienda in un mondo virtuale. Chiama il suo fornitore di tecnologia, si fa fare un progetto, si fa fare un preventivo e parte. Pronti via? Si mette un nuovo serverone, ok? Pagherà la sua prima licenza dell'hypervisor, mentre prima era gratuita. Siccome vuole un sistema in alta affidabilità, metterà altri server e vai di altre licenze dell'hypervisor. Siccome sono tre server, dovrà avere anche uno storage condiviso, chiamiamolo SAN, chiamiamolo come vogliamo, che lo collegherà al resto della rete. Siccome la vuole super fault tolerance, anche tutto l'apparato di SAN dovrà essere ridondato. Questa roba qui costa un botto di soldi ed è complessa da gestire, perché poi tutto va cablato, diciamo così, costruendo dei multipath ridondati. Quello che si ha alla fine di tutto questo cinema qui è un sistema che sicuramente funziona, perché è tutto ridondato, tutto cablato, tutto fighissimo, ma quando iniziano a cambiare le tue esigenze inizia a venire il mal di pancia. Primo mal di pancia: se metti il quarto nodo va ricablato con tutto e vai di licenze di hypervisor. Non parliamo se devi aumentare lo storage, delirio totale. Non è che io parlo male alla concorrenza, io sono passato in questo fumetto qua e i mal di pancia mi sono venuti. Bene, la soluzione che propone Scale Computing è radicalmente diversa. Scale Computing dice: tutta questa complessità che oggi funziona può essere semplificata radicalmente. Mettiamo le macchine virtuali sullo storage, togliamo la rete, togliamo i protocolli e mettiamo tutto in uno scatolotto che per magia funziona come se stessi lavorando su un singolo server. Questa è la proposta di Scale Computing. Perché? Perché loro hanno visto, lavorando con le piccole e medie imprese, che una piccola e media impresa non può avere un tecnico che sa tutto di Exchange, di SQL, dell'hypervisor, della SAN, del networking. Lo sapete meglio di me se ci lavorate, è un casino tutta sta roba. E in più l'azienda non può essere costretta a pagare
quella che gli inglesi chiamano la VTax, cioè ogni modifica delle tue richieste, devi pagare la nuova funzione dell'hypervisor, devi mettere l'altra funzione che non era nella versione precedente, prendi quella enterprise che costa di più. Tutto questo è complesso e costoso da gestire per le piccole e medie imprese. Quindi qual è la soluzione di Scale Computing? Si chiama HC3 o HC3. La soluzione è di mettere server, virtualizzazione, storage e protocolli dentro un unico scatolotto, anzi diciamo dentro tre scatolotti, quindi abbiamo un cluster tutto integrato, in alta affidabilità e scalabile, che maschera completamente la complessità di un progetto virtuale. Non starò qui a dire i bit, i byte, 10 giga, 8 giga, 9 giga di RAM, c'è tutto scritto nella cartellina che avete, io parlerò dei benefici che noi per primi abbiamo avuto, chiedo scusa, mea culpa, dei benefici che abbiamo avuto utilizzando questo giocattolo. Allora, innanzitutto semplice, semplice da usare, che tu usi tre nodi, 16 o 32, avrai una singola interfaccia web, a qualunque nodo punti vedi sempre la stessa cosa, non ti devi preoccupare dove vai a beccare. Semplice, ma avremo l'alta disponibilità di un sistema professionale virtualizzato, e lo vediamo dopo, dove non c'è nessun single point of failure, nessuno. Ma avremo anche la scalabilità di un vero cluster alla Google. Prima lui diceva, cosa fanno questi grossi qui? Prendono un affare, lo mettono in array, collegano i cavi e finito. Funziona esattamente così. E infine, la cosa più bella di tutte, secondo me, di questo sistema, è l'auto-healing o il self-healing, come dicono gli americani. Cioè un sistema che si automonitora, si auto-aggiorna, si autocorregge, si autoconfigura. Perché il mio lavoro è far funzionare le applicazioni della mia impresa, non è fare essere il massimo guru mondiale di VMware. Chi ha questo come obiettivo, benissimo, abbiamo un altro messaggio da dare a noi, cioè continueremo entrambi a vivere sereni e tranquilli. Quindi il messaggio è questo, basta complessità, ci possiamo cancellare dalla memoria un sacco di cose, non ci ricordiamo più di VMware, di Hyper-V, basta problemi di licenze, niente storage, niente protocolli, niente rete, niente di niente. Com'è possibile tutto questo? Con un sistema che è Simple, Available, Scalable, che è il mantra di Scale Computing. Quindi un sistema semplice, disponibile e scalabile. Cosa vuol dire semplice? E un sistema semplice vuol dire che tu hai un cluster perfettamente funzionante in meno di un'ora. Se io avessi scritto 24 minuti, che è il tempo vero, non ci avreste creduto, quindi diciamo un'ora. Tu li sballi dalla confezione e dopo 24 minuti sei al lavoro sul cluster perfettamente configurato. È semplice da usare, un unico pannello web per tutto, dopo ci torneremo un secondo nella demo di oggi pomeriggio ancora, quindi un'unica interfaccia per fare qualunque cosa e, meraviglia delle meraviglie, un sistema che si autosistema, si autoaggiorna e capisce quello che sta succedendo sul suo cluster. Simple, available, scalable, quindi simple abbiamo detto, parliamo di available. Tutte le componenti sono ridondate. Server, storage e networking. Normalmente quindi non abbiamo nessun point of failure. Normalmente quando si fa lo schema di un'architettura virtuale, dovrei disegnare ma dovrei spostare la lavagna, è complesso. Si mettono i tre nodi, poi metti i due switch di rete, poi metti lo storage, no? Quindi 3, 2, 1, quando si schematizza un'architettura virtuale. Bene, questa gli americani la chiamano la piramide inversa, perché tu metti tante cose che devono poggiare su tre nodi, su due device, su un singolo storage. Non importa se lo storage ha il doppio controller, e mi auguro che tutti abbiamo lo storage col doppio controller, ma lo storage è uno. Io sono uno di quelli a cui si è fumata la SAN. Anche se era tutto ridondato, la SAN si è fumata perché era una. Non esiste in questa architettura il single point of failure. Tutto questo permette di concentrarsi sulle applicazioni e non sull'infrastruttura virtuale. Il sistema è scalabile, compri il minimo, che è un cluster da tre nodi, e quando ti serve scali, aggiungi un nodo, due nodi, tre nodi, quando ti serve, senza nessuna sorpresa. Dopo dettaglio in maniera più specifica cosa vuol dire senza nessuna sorpresa. Where is the magic? Cioè come fa a essere così bello, così perfetto, così funzionante? Dunque, pensiamo un attimo ai sistemi alla Google o alla Facebook. Qual è la caratteristica chiave, a parte che hanno un botto di soldi questi qui, qual è la caratteristica chiave? Che sanno dare una risposta rapida alle mutate esigenze,
e hanno un meccanismo facile per crescere, per rispondere a queste esigenze. Il meccanismo chiave è che hanno dell'hardware trash, tra virgolette, di basso livello, hanno rack infiniti, ma hardware di basso livello, tutto gestito da software intelligente e automatico. Funzionano così i loro data center. Non hanno sistemi di virtualizzazione noti, hanno hardware trash gestito da software intelligente. Quello che ha fatto Scale Computing è esattamente questo. Ha copiato questo modello e l'ha costruito e impacchettato per le piccole e medie imprese. Questo perché Scale Computing crede fermamente che la nuova room server, il nuovo data center, non sarà più complesso, ma sarà semplice e pulito, sarà un data center senza protocolli, o meno, sono mascherati i protocolli, semplice nella scalabilità, metti dentro e vai. Single pane of glass, questo lo vedremo meglio oggi pomeriggio, cioè c'è un'unica pagina web da cui fai tutto, non 80 cose diverse, lo storage, il vCenter, il nodo, no, un unico punto in cui fai tutto e soprattutto governato da un software intelligente e automatico. Questa è la vera magia e collante che tieni in piedi tutto. Ancora due parole sulla semplicità. Il sistema è estremamente semplice anche da comprare o da vendere. Esistono solo tre tipologie di prodotto: scrauso, figo, iperfigo. Cioè, sulla brochure c'è scritto un'altra cosa, però è per intenderci, no? Due giorni fa un mio partner mi ha mandato un listino di un noto fornitore di hypervisor. Il listino ha 6.400 righe. Come fai a comprare o a vendere una cosa di 6.400 righe? Cioè non sai neanche scegliere quello che devi. Non voglio parlare male degli altri, però è oggettivamente complesso. Qui abbiamo tre linee di prodotto, base, medio e avanzato, e con qualche leggera modifica, per cui è semplice anche da comprare. Facile da utilizzare, singola GUI, indipendente dal nodo. Voi avete un cluster di 3, 4, 5, quanti nodi volete, qualunque nodo puntate vedete la stessa cosa e gestisce tutti gli aspetti, dalla virtualizzazione al disco, gli snapshot, tutto quello che volete. Non ho altri software di monitoraggio per vedere se la SAN è a posto, non devo mettere un sistema di monitoring per vedere se la macchina sta giù, fa tutto da solo, cioè il software di monitoraggio esiste ed è già dentro. Okay? Ed è autoinstallato e autoconfigurante. Perché, ancora una volta, la magia è il software di gestione che fa tutto. Ci torneremo dopo. Uno dei vantaggi che diceva Enrico prima dell'hyperconvergence è il singolo vendor. Non esiste lo scaricabarile. Okay? A me è successo personalmente, mi sono toccato il mio microfono, chiedo a qualcuno, ma sicuramente sarà così anche per voi, avete chiamato il vostro fornitore IT, IT ha aperto il trouble ticket verso il fornitore hypervisor, quello ha detto che era la SAN, quello della SAN ha detto che era il firmware del disco, il giochino. Non è colpa di nessuno, è che la complessità multilivello introduce questi problemi. Qui non ce l'abbiamo perché abbiamo un singolo vendor, e poi lo vediamo con le politiche di supporto, che risponde direttamente di quello che succede. Due parole tecniche per capire un attimo come è fatto questo giocattolo. Allora, quando voi aprite le vostre confezioni, aprite tre scatolotti e mettete insieme tre server, che è il minimo per partire, il minimo cluster. Okay? Ogni server ha quattro schede di rete. Fate così, due le utilizziamo per costruire una rete privata, chiamiamolo un backplane, dove il software intelligente si fa la rete privata per vedere lui il cluster e per gestirlo. E poi le altre due schede di rete le andiamo ad agganciare alla rete normale dove andiamo a distribuire le nostre applicazioni. Bene, come fanno questi tre server, che sono server normali, a far funzionare tutto per magia? Io posso dirvi alcuni trucchi, alcuni ve li spiego, altri non ce li hanno detti perché non li sanno gli stessi tecnici di Scale Computing, perché Scale Computing ha chiesto la registrazione di oltre 300 brevetti e invenzioni, di cui 22 già registrati. Allora, proviamo a dire alcune cose. Per esempio, la gestione unificata dei dischi. Noi abbiamo tre server, con dentro tanti dischi. Tu vedi un unico affare. Quando crei la macchina virtuale, non ti dice neanche quale data store vuoi utilizzare, i 2 tera, la luna, non c'è niente di tutto questo. Tu metti dentro i dischi e li usi. Affari suoi, come allocare, come gestire.
Questo porta a una cosa molto semplice nella gestione delle macchine virtuali. Parlavamo prima del provisioning, no? Che uno ci mette 3 giorni, uno ci mette 3 ore, l'altro ci mette 15 giorni. Ci pensa lui, tu dici nuova macchina virtuale, è un problema suo su quale disco metterlo, in locale, su quello sotto. Io voglio solo la macchina virtuale. Questo porta a una gestione coperta da brevetto degli snapshot rivoluzionaria. Qualcuno di voi fa gli snapshot con le macchine virtuali? Alzate la mano chi fa gli snapshot. Bene. Ogni volta che fate lo snapshot, la macchina virtuale va sempre più veloce, giusto? È il contrario. Bene, i brevetti che hanno dietro a questi fa sì che con un gioco di dati e metadati il sistema non ha decadimenti di prestazioni garantite fino a 5.000 snapshot. Ok? Perché ha un sistema intelligente di costruzione degli snapshot, coperto da brevetto, per cui se lo sapessi andrei là a programmare e non fare il giullare a una presentazione. Brevetti anche sulla scrittura dei dati, cioè se c'è un unico pool, come gestisci i dati? La fault tolerance che cos'ha? RAID 8, 9, 10, 21, RAID 6, cosa fa questo affare qui? Brevetto anche questo, però giusto per divertirci un po', diciamo che è un RAID 10 e proviamo a fare un esempio di come funziona la sua fault tolerance. Mi sto agitando troppo per il camera, a me no, sono bravo. Allora, noi abbiamo i nostri 3 nodi, ok? Questo è un file che il sistema deve scrivere e lo divide in blocchi. Dice, per esempio, lo decide lui, che il blocco 1 lo va a scrivere sul nodo 1 e sul nodo 2. Poi decide che il blocco numero 2 lo va a scrivere sul nodo 1 e sul nodo 2, secondo un suo algoritmo. E così via, si scrive il nodo 3, tutto quello che vuole. Poi a un certo punto cambierà nodo, dirà per esempio che il blocco 7 sta qui e sta qui. Quindi vedete che ogni dato viene diviso, strippato, diciamo così. Cosa succede nel giocattolo quando si scassa un disco? Perché questo è lo sport preferito degli informatici, andare a cambiare dischi ogni mezza giornata. Si scassa quel disco lì, benissimo, se avete seguito il mio esercizio, quali blocchi perdo? Perdo il blocco numero 7 e il blocco numero 3, ok? Ne ho una copia? Sì, ho una copia, allora li mirrora di nuovo. Siccome li ha persi, li va a creare un nuovo mirror. Dove va a mirrorare questi dischi, cioè questi blocchi che ha perso? Dove va a riscrivere le informazioni? Non abbiamo mai configurato un RAID 5, gli dischi spare, niente, non si deve fare niente. Li va a riscrivere in tutto il cluster, perché tutto il cluster è uno spare. Ok, un concetto che ho fatto veramente fatica a capire io. Voi siete più intelligenti di me e ci metterete di meno. Il sistema è talmente autoconfigurante che sposta lui i dati quando ce n'è bisogno. Ok? Per cui non c'è nessun RAID o spare da configurare. È già preconfigurato e inscatolato nella notte dei tempi all'inizio. Un'altra cosa bella di questo sistema e che evita alcuni mal di testa, alcuni mal di pancia. Io le cose che dico adesso le metto sotto forma di battuta, però io credo che in esame di coscienza ognuno di noi dica, cazzo, si possono dire parolacce? Ognuno di noi dica, avevi ragione, no? Allora, vogliamo parlare dell'aggiornamento del firmware dei server? L'aggiornamento del firmware della Sun? L'aggiornamento del firmware dei dischi? L'aggiornamento dell'hypervisor? Cioè questa roba qui è roba da mal di pancia. Io ho alcuni clienti che sono fermi alla versione 4.1 di un hypervisor, ho un altro cliente che ha una Sun di un famosissimo produttore, 70.000 euro di Sun, e gli ha detto per aggiornare però devi spegnere tutte le macchine. Ma come, io sono in data center, ho 120 macchine virtuali, come faccio a spegnere il mio sistema? Questa roba qui non esiste più con scale computing, non esiste per 3 motivi fighissimi. Il primo motivo è che non serve, cioè perché esistono gli aggiornamenti firmware? Per migliorare la compatibilità. L'hypervisor deve essere compatibile con 150 produttori di Sun, i produttori di Sun devono essere compatibili con i produttori di dischi e il fatto che sia tutto aperto, diciamo così, introduce problemi di compatibilità. Scale Computing ha fatto una scelta diversa, sviluppa il suo sistema su quei 3 sistemi, Scrauso, Figo, Iperfigo.
non c'è compatibilità col resto del mondo. È tutto fatto lì, per cui non c'è oggettivo bisogno di aggiornare. Se anche ci fosse bisogno di aggiornare, lo vediamo oggi pomeriggio, nell'interfaccia utente c'è un pulsantino che è up to date, no? Ti dice up to date oppure da aggiornare. Ultima risorsa, se invece dovessimo aggiornare perché è la fine del mondo, ve lo fa il supporto tecnico. Il supporto tecnico non è che è pagato per dirvi prova questa knowledge base se risolve il problema. Il supporto tecnico entra nel vostro cluster e ve lo aggiusta lui. È pagato per aggiornare il vostro cluster. E già che parliamo di supporto, due parole sul supporto di scale computing. No scarica barile, il giochino che dicevamo prima. Tu chiami il tuo fornitore, il fornitore chiama il suo fornitore, quello dice che è la SAN, quello che dice che è l'hypervisor, l'hypervisor dice che beh, e così via. Qui non esiste lo scarica barile, avete un unico punto d'ingresso che è lo stesso punto di uscita, cioè da dove il problema entra deve anche uscire. 24x7x365 è il supporto standard, non c'è da pagare in più. Voi quando comprate il giocattolo deve essere semplice da fare tutto, da pagare, da scegliere, da supportare. Questo è un pezzo dell'interfaccia grafica, c'è un pulsantino che si chiama Remote Support. Ogni cluster ha un pulsante per farsi soccorrere. Quando voi aprite un case, spero mai, ma se dovesse capitare di aprire un case presso Scale Computing, come tutti i ticket del mondo, vi viene dato un numero di ticket. Se voi scrivete, cliccate lì sopra e mettete il numero di ticket lì dentro, date la possibilità al supporto tecnico di aggiustare il vostro cluster. Quindi senza fare il giro del mondo di chi è lo scaricabarile e di chi è la colpa. Per problemi critici intervento in 2 ore. Problemi critici lo definisce lui, cos'è critico il sistema. Ti viene fuori un coso con scritto attenzione, critic, chiama il supporto. Due parole sulla garanzia. Garanzia next business day. Cosa può succedere in un sistema di questo tipo? Si può scassare ovviamente il disco. Questo può succedere, esistono le MTBF, lui ce lo insegna meglio di noi, questo è normale, esercizio, si rompe il disco e ce lo cambiano. Poiché è un sistema semplice, non ti chiederanno mai di fare una prova, di aprire, che viene l'omino, mai. Se non è il disco, domani ti mandano un altro server. Senza né A né MA. Prendi, attacchi, finito. Questo è un sistema simple. Troppo bello per essere vero? In parte sì, però io ci ho messo le mani sopra e funziona veramente così sto giocattolo. Ho aggiunto una slide 2 giorni fa perché mi è arrivata una notizia dal vendor che mi ha detto guarda che bell'exploit che abbiamo fatto. Negli Stati Uniti hanno fatto settimana scorsa il Mid-Size Enterprise Summit, un evento IT dove gli attendees sono aziende utente finali. Naturalmente come a tutti gli eventi hanno distribuito un po' di premi, un po' di award. Scale Computing ne ha vinti 4. Miglior soluzione IT per il mercato delle medie imprese. Miglior ROI, miglior case study, cioè sono venuti clienti a raccontarle le loro storie, e soprattutto miglior prodotto di tutto lo show. La cosa divertente di questa slide, cioè divertente, insomma, la cosa che mi piace raccontare di questa slide è la nota che adesso vi faccio vedere. Non pensate che fosse un evento chiuso, all'evento c'erano tutti. HP, Dell, Intel, VMware, Simplicity, eccetera. Però questi 4 premi li ha presi Scale Computing. Sto arrivando alla fine, ho ancora qualche minuto. Facciamo un esercizio insieme. Passiamo dai cluster alle automobili. Come si fa a comprare un'auto aziendale? Io la guido e basta, quindi non mi occupo di comprarla. Però immagino che il processo dell'auto aziendale si fa in una certa maniera. Quindi quando la tua azienda prende un'auto, cosa fa? Va dal gommista e si prende le gomme? Cerchi un ingegnere per farti dare un motore fatto come lo vuoi tu? Il tappezziere che ti cuce addosso i sedili? Carrozziere così scegliamo il colore? O vai da un concessionario, prendi le chiavi e accendi? Questa è la filosofia di Scale Computing. Simple, available, scalable. Un unico appliance, chiamiamolo così, in cui è concentrato tutto lì dentro. Risolve i problemi del mondo? No,
la fame, l'AIDS, tutta questa roba qui è un casino. Però alcuni problemi li risolve. Risolve i problemi di tutta la virtualizzazione di tutti i clienti del mondo? No, assolutamente. Allora, a chi non interessa questo affare? E va bene lo stesso, perché il mondo è fatto da mille persone, da mille aziende. Non interessa a chi ha appena investito in un sistema virtuale. Cioè, non sarò io a dirgli butta tutto via e ricomincia da zero. O a chi ha appena rinnovato la manutenzione dei suoi 6 nodi, ha fatto l'estensione di garanzia, ha preso i dischi nuovi della Sun, si è appena pagato, Oppure chi è, lo dico senza offesa, chi è un fanatico di VMware. Cioè, chi ama VMware con tutto se stesso non rinuncerà mai a VMware. Quindi perché deve andare in un sistema del genere? Oppure chi non crede che un sistema complesso a strati possa in realtà essere impacchettato e semplificato molto. Quindi a questi signori mangiamo volentieri insieme, però dubito che con questo oggetto potremo fare business. E va bene così lo stesso. Però c'è un'altra categoria di persone alle quali questo oggetto può interessare. A chi deve ancora virtualizzare, e in realtà sono ancora tanti. Oppure chi si sta avvicinando alla scadenza della manutenzione e quindi dice, ma fammi vedere quanto costa la manutenzione o quanto costa un sistema nuovo. O chi è stufo della complessità. Oppure chi cerca una soluzione pulita, semplice e di single vendor support. Cioè apri la porta, vai lì e loro te lo devono risolvere, indipendentemente da chi sia il problema. Oppure chi cerca un sistema che deve scalare, diciamo così alla Google, ma senza anche avere i loro nomi, 3, 4, 5, 6, 8 nodi, è una questione di un quarto d'ora. Attacchi, accendi e hai finito. Chi è attento ai costi totali? Enrico giustamente diceva che se vai a comprare un server su Amazon probabilmente costa meno di un server di questi. Però nell'overall, in tutti i nodi del cluster, nei costi di supporto, nei costi del personale, il costo totale di possesso si abbassa. Chi vuole risparmiare tempo, questa è un'ottima soluzione, e chi vuole un sistema facile. Oggi pomeriggio vedremo un paio di pezzettini di demo e vedrete cosa vuol dire effettivamente facile.